Devo diventare sorda. Eh Perché devi diventare sorda? Perché sì, queste cazzate all'orecchio. sono maligne? No, non è che sono maligni. Sono il diavolo. Per questi ragazzi, Matteo, non parlare di queste cose qua. Ragazzi, eccoci qui in un nuovo video con la nonna. E mi raccomando, non devi togliere la mano dal microfono. Vedi, questo è il microfono. 30.000 mi piace, ragazzi, e come l'altra volta non facciamo niente. Matteo, adesso sta settimana devono studiare ancora i ragazzi, E che lasciali cazzo me ne stare. frega a me? Oggi siamo qui perché la nonna non conosce Dennis Dosio. Mi ero rifiutato settimana scorsa di fare questo video. Mi ero rifiutato, nonna, perché ho detto no, dai, non possiamo fare video anche su Dennis Dosio dopo averlo fatto su Follettina, che mi sono cringiato tantissimo. Questo, nonna, è ancora più cringe. E beh, e che facciamo adesso? Dobbiamo far per lui? Oggi andiamo a vedere la Dennis Dosio. Praticamente, come riassumertelo con una parola, Dennis Dosio? Nudo. No, Come e no? cosa me ne faccio? È un ragazzo E perché denudo. nudo? Perché è nudo? Perché è scemo, scusa, povero figlio. Siamo qui a recensire Dennis Dosio e vedere se Dennis Dosio intanto può incontrare la nonna. Vedere se Allora. Dennis Dosio potrebbe essere apprezzato anche dalla nonna. Quindi andiamo un attimo a Ma vediamo, recensire vediamo, va. Dennis Dosio. Dennis Dosio, i denti. Lui ha i denti, tu hai i denti? Anche io ho i denti. Vediamo i denti di Dennis Dosio. Un contenuto originale. Ah, è questo, È eh? presente questo ragazzo che ha i denti, vedi? Allora, ci fa vedere i denti. Neanche lui ha i denti. E Per ma forza. vedi che si mette le dita in bocca? Digli, nonna, che non si mettono le dita in bocca, perché altrimenti i batteri tutti entrano in bocca, no? Sai che fa Sì, male beh, queste cose. specialmente le mani, se sono sporche, te le metti in bocca, che fai? Oppure se te le mangio Hai le unghie. capito? Non va No, non va bene. bene, eh. La nonna non va bene, Quindi quelli già di i altro denti non fanno. vanno bene. Ah, no. Allora, prossimo, Dennis Dosio e le sue piccole. Nonna, Dennis Dosio ha una serie di piccole, che sono tutte sue fidanzate, E capito? beh. Se qualcuno toccasse le tue piccole, cosa faresti? E lui fa vedere il muscolo. Praticamente ci ha minacciato, vedi? Perché lui è molto muscoloso, nonna, vedi? Non è magro e quindi si vedono i muscoli, Ma ma lui si vede si lui, vede che è bello forte, si grosso. vede che ha mangiato troppo, Vedi, nonna? Ci ha minacciato. È chiaro? È chiaro a Chiarissimo. tutti? Nonna, quindi non possiamo toccare le sue piccole. Quindi se tu sei con lui non ti preoccupare Va perché bene, c'è i tienati la muscoli. cara cara, va. Dennis Dosio è il tempo libero, nonna, perché anche Dennis Dosio ha del tempo libero. I VIP hanno il tempo. Cioè, chi va da Barbara D'Urso, dopo Barbara D'Urso non fa un cazzo. Quindi ha il tempo libero. E vediamo Dennis Dosio cosa fa nel tempo libero. Allora, lui sta al cesso. Allora, pure al cesso dobbiamo vedere. Sentiamo. Allora, Dove vai di bello a ballare con mio ballare fratello con e degli altri nostri mio amici? fratello. Però non vi preoccupate, nel mentre, perché ci si mette 30 minuti per andare là, vengo a darvi le buonanotte. Sono da amare. Ma sono da amare, mamma mia. E non lo devo dire. E va Perché, bene, nonna? È un vedi. bel È un po'. ragazzo, non Sì, è un penso. bel ragazzo. Sembra che No. deve essere un po' di. Ride perché. Non No. posso dirlo questa cosa. Ah, non lo puoi dire. No? Non si può dire, no, ti ho Neanche? dovuto bippare, non si può dire. Ma. Però lui va in discoteca, cioè o va da Barbara D'Urso o va in discoteca. Meglio Barbara D'Urso, Meglio non in Barbara D'Urso. discoteca, Diciamo, vai, nonna, figlio finalmente, mio. Barbara D'Urso. No, in realtà non so che cosa sia Lì meglio. almeno beve il caffèuccio. Oh, tu sei fissato con questo caffèuccio, che non si chicca. Che cos'è sto No! caffèuccio? Commentate qua sotto nei commenti se siete arrivati a questo punto con E lei quando viene in caffèuccio. televisione, la prima cosa che fa, caffèuccio. Dennis Dosio e le fobie, nonna, perché tutti noi umani abbiamo delle paure. Tu che paura hai? Tu hai una fobia, non so se ti entra un ragno, una cosa, un'ape, hai una fobia, un No, leone. non ho paura di niente, Minchia, non c'hai ho due paura. così allora, Ma tu. che coglione, non ne ho coglione. No, veramente, io una cosa che non vi ho mai, ma proprio mai svelato è che ho letteralmente una fobia, ma una di quelle fobie che se lo vedo scappo dai ragni. Cioè, ditemi che non sono l'unico, io i ragni ce l'ho proprio qua. Cioè, che se ne vedo anche uno piccolino scappo via, quindi neanche per un Che millimetro. uomo sei che hai paura dei ragni e dei Nonna, ma ratti? io c'ho paura dei ragni, eh. Ma è lo Io scappo. sufifone. Dennis Dosio, finalmente abbiamo qualcosa in comune, i ragni. Che cos'è in comune? I ragni. Sono, vedi che fa sempre così. Sa giusto il ciuffo, le cose. È uno così, no? No, no, non si può dire, no. Ma Non lo perché fa sa. così? Le No, lui ha un sacco di piccole. piccole che sei, le ragazze Le piccole. piccole. Allora, facciamo crescere qualcosa, Cosa deve vediamo. far Mo crescere? vediamo, non lo so, non lo sa. Una volta ho cercato su Così mi internet come piace. far crescere le lentiggini. Top. Una volta ho cercato su internet come far crescere le lentiggini. Ti mangi tante lenticchie così ti crescono tutte.
No, ma... Nel 1919 si diceva che le auto voleranno. Nel 2019 si cerca come far crescere le lentiggini. E come crescono? Dennis Dosio ci cresce, no? Adesso si inizia a entrare un po' a sfondo sessuale. Ragazza più piccola, perché innanzitutto sarebbe pazzesco essere le sue prime volte, ovvero magari la sua prima dormita con un ragazzo, la sua prima maratona di Netflix con un ragazzo. E poi più è piccola, più la mia piccola me la cresco io. Piccolino, ti fa pena pure a sentire. Perché? Perché? E non lo vedi come fa? Se la cresce lui, oh, devi vedi? Crescere pure te. C'è la maratona di Netflix, no? Ma che è una tematica molto importante, no? La prima cosa. Prima cosa. Tanto 2019. Per entrare, no? Oh, guardi, fai una maratona di Netflix oppure fai le building battle su Fortnite. Cacchio dice su tutto. Oh, no, ma proprio non capisci un cazzo. Non si capisce, non un cazzo. Ma tu parla di cose polacche, non building lo so. Appunto, Dennis Dosio ci fotte. Dopo tutto questo, nonna ci fotte. Vediamo cosa fa. Toh, dove ti vado io? Prendi in giro, Sai, non capireste. Io capisco. Illuminami allora. Ha detto che non capisci un cazzo, nonna. Io non capisco. Ha detto a te. Dai, vieni avanti, vieni. Ok. Primo. Primo. Io non faccio l'amore. Lui non fa lavoro. E cosa fai? Guarda le serie su Netflix. Vediamo. Io fotto. Lui fotte, nonna. Face the mamma ti fotto. Senza pietà. Senza pietà, nonna. Senza pietà. Lui fotte senza pietà. Primo. Primo. Io non faccio l'amore. Non fa l'amore. Io fotto. Senza pietà. L'amore. Io non faccio. Io fotto. Mio fratello. Eccola. Eccola qua, è nonna. È la mia. Ecco il caffèuccio, guarda. Sì, ancora questo cazzo di caffèuccio. Piccola parentesi. L'Italia adesso è divisa in due, capito? C'è chi è pro e c'è chi critica il fatto che lui sia andato da Barbara D'Urso a farsi pigliare per il culo. Ah. Ha fatto bene però. Ma procediamo, dove praticamente, come dove vedi? Va? Dove va? Lui entra e non ha la camicia. Cioè lui è entrato già con la camicia sbottonata. Signora, sono arrivati uomini. Dovrebbe partecipare finalmente al cast di uno dei telefilm e serie colossal e candidati all'Oscar, The Lady. I tuoi fans ti vorrebbero come interprete di un serial molto importante e di cui ti vorrebbero protagonista. Però, allora io oggi ho pensato di farti sedere grandi personaggi, nonché regista, nonché sceneggiatore di questo serial che è Lori del Santo De Lady. De Lady candidato a 25 Oscar soprattutto per il maggiordomo. Arrivato uomo elettricista. Sei il maggiordomo di sì, l'hai visto. Guarda che lui è fortissimo, perché sono certa che oltre alla bellezza ha qualche dote, anche talento umano. Sì, non ha soprattutto dei talenti umani, come le fobie. Sì, quello lo... I ragni. Ci fotte. Da te, ora sono da Barbarino, che vizio anche te, scusa, vengo qua e non ti vizio. Io no, ma che vizio? Non ha più la maglietta, non ha più la maglietta. Vizi anche me? Certo. Ma in che senso? Ci vizia, ne ha visto tante quella lì, proprio a lui, che è un bambino. Signora, come stai? Sono preoccupato. Lasciando la parte dei grandissimi ospiti di questa puntata, di cui una donna nuda... Però non posso parlare durante la puntata. C'è una nuda. Non fare così, siamo in ufficio, possono vederci. Cosa? Questo è The Lady, che è uno dei telefilm più bravi. Voi in esclusiva mondiale. Mondiale. Dennis, dove era disposto a tutto per arrivare. Dimmi che cosa devo fare. Dimmi cosa io sono disposto a tutto per arrivare. Ma dove? Dove deve arrivare? Il bocconcino. Sono disposto a tutto per arrivare. Dimmi cosa devo fare per arrivare. Azione. Ehi, bocconcino, io sono disposto a tutto per arrivare, dimmi cosa vuoi. Cosa devo avere? Niente. E si spoglia. Eh beh, si spoglia. Si è spogliato 4 volte in 5 minuti. Ah sì? Ehi, cosciotta mia. Cosciotta mia? Cosciotta mia ti ha detto, nonna. A me? A te te l'ha detto. Credo che sia la cosa più cringe che abbia mai visto nella TV italiana. Avrebbe dovuto rifarla perché il bocconcino non doveva ridere. Doveva Essere un comunque po'... da... sì, doveva essere un po' più serio il bocconcino. Sì, no, no, eh. Bocconcino.
Credo che questa cosa sia stata la cosa più cringe. Più schifoso. No, dai, non era schifoso. Addirittura ha avuto la possibilità di essere preso per dei lady. Non stiamo parlando comunque, cioè, di dei lady. Che uno ma cosa è andato a fare in televisione? Scusa, per far così. È stato preso per il culo. E non è giusto, capito? Però, anche la D'Urso. Il dai. Fatto che... quello è un poveraccio. Che ne sai? Ha fatto bene o no, secondo te? Ma però poteva andare pure da un'altra parte, non dalla D'Urso, perché la D'Urso è un po' più serio le cose, capito? Comunque Anna, quindi promuoviamo o bocciamo Dennis D'Urso come personaggio review? Vabbè, la facciamo andare. Sì. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. Io nonna sono cringiato, non sono mai stato così cringe, neanche con Follettino, almeno Follettino lo vedi che... Non ho detto niente, ti ho fatto vedere solamente così i capelli, ma non ha fatto un cavolo. I ragni? I ragni? Ma che se deve fare i ragni? Addirittura ha paura dei ragni.